Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, con il Prima TG che apriamo con una giornata importante, quella odierna, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, che verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno, lo ha reso noto il Quirinale. Intanto, questa mattina, proprio il Presidente Mattarella e il Premier Draghi si sono recati a Bergamo per omaggiare le vittime del virus. Il Premier ha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata alle vittime del coronavirus al cimitero monumentale di Bergamo, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero che è scolpita sulla stele. Il Premier ha deciso di celebrare questa giornata proprio nella città più colpita dalla prima ondata, con oltre 3.400 vittime ufficiali, anche se si stima che il numero possa essere di circa 6.000. Poi Draghi si è spostato al Parco della Trucca per l'inaugurazione del Bosco della Memoria, dove si è piantato un tiglio donato da un comune del Siracusano. Ed è stata già sistemata la vanga, poi il Premier ha tenuto un breve discorso davanti ad una strettissima cerchia di persone, tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il vescovo Beschi, il presidente della provincia Gafforelli e il prefetto Ricci, nonché il direttore generale dell'ATS Bergamo Giupponi e la direttrice dell'ospedale Giovanni XXIII. Il progetto del bosco con 750 alberi e piante per organizzare una serie di isole verdi e aree attrezzate nasce da un'idea di associazione dei comuni virtuosi finanziata dal comune di Bergamo e da un crowdfunding che ha raccolto 110.000 euro. Le vittime del Covid, che appunto come si diceva verranno omaggiate il 18 marzo di ogni anno, continuano però a salire, sono 431 nelle ultime 24 ore nei dati diramati dalla Protezione Civile Nazionale, con 23.059 nuovi positivi a fronte di 369.084 tamponi processati, con il tasso di incidenza del 6,2%. I guariti invece sono stati 19.716. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, sono più 61 i pazienti in terapia intensiva, ma preoccupano gli ingressi, sono stati 324, un numero mai registrato nel nostro paese, mentre invece i ricoveri ordinari fanno segnare un più 419 posti letto occupati. Ci spostiamo invece in Campania, con i dati dell'unità di crisi regionale sono 2.665, di cui 632 sintomatici, i nuovi positivi sul territorio, a fronte di 22.392 test processati, dati stabili rispetto alla giornata di martedì, al pari del tasso di incidenza che è dell'11,9% rispetto all'11,82% di 48 ore fa. Nel bollettino giornaliero si segnalano anche 33 vittime e 2.058 persone guarite. In lieve miglioramento la situazione ospedaliera, i posti occupati in terapia intensiva sono 161, dunque meno 4 rispetto a martedì, mentre invece la degenza ordinaria 1.541 rispetto ai 1.543 che erano occupati nella giornata di martedì. Atteso in data odierna il parere dell'EMA sulla efficacia e soprattutto la sicurezza del vaccino di AstraZeneca, ma comunque si sono già pronunciati gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, affermando che al momento i benefici superano di gran lunga i rischi e dunque si raccomanda di proseguire con le vaccinazioni del siero. In una nota dell'Agenzia dell'ONU si legge appunto che i benefici sono ritenuti di gran lunga superiori, dunque il rapporto è nettamente a favore dei primi, in attesa naturalmente della valutazione dell'EMA. Si è espresso anche il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, che ha detto anche in una situazione peculiare, ovvero quella delle donne che prendono la pillola, il rischio
trombosi è comunque presente proprio perché la pillola si tratta di un farmaco protrombotico, quindi è indicata, richiesta soprattutto una maggiore attenzione per questi soggetti. Anche su questo punto comunque si attende la valutazione da parte delle autorità competenti. Ora un fatto di cronaca perché si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenza, tra cui addirittura anche dei neonati. Questa rete è stata scoperta dalla polizia postale al termine di un'indagine coordinata dalla procura di Catanzaro che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone su tutto il territorio nazionale. Tra le persone ci sono anche alcune persone arrestate. Sono stati individuati circa 28.000 immagini e 9.000 video a carattere pedopornografico, sequestrando 230 dispositivi informatici. Sono tre le persone che sono state arrestate. Queste circostanze, sottolinea la polizia, fanno emergere quella che è la trasversalità del fenomeno, che ricomprende professionisti, studenti, disoccupati, pensionati. Insomma, tantissime categorie, e questa indagine è partita lo scorso anno dopo una serie di segnalazioni arrivate attraverso il circuito internazionale di cooperazione in tema proprio di contrastare lo sfruttamento dei minori online con enti esteri e associazioni, ed è stata appunto scoperta tutta questa rete con 119 username utilizzati per scambiarsi questo materiale, in particolare nelle regioni di Lombardia, Piemonte e Veneto, dove risiedono la metà degli indagati, mentre invece le tre persone che sono state arrestate sono residenti nelle province di Imperia, Pistoia e Reggio Calabria. Tra i vari dispositivi sequestrati, cellulari, tablet, hard disk, pendrive, computer, cloud, account email e profili social associati. Cambiamo argomento. L'Italia è candidata ad ospitare il Forum Mondiale sull'acqua in attesa della decisione da Marsiglia. Sul punto andiamo ad ascoltare le parole di Endro Martini, presidente del Centro Studi Alta Scuola Umbria e capofila proprio del Comitato per la candidatura dell'Italia al decimo Forum sull'acqua. L'acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita che conosciamo e senza questa preziosa risorsa non avrebbe nemmeno avuto origine la terra. L'acqua, infatti, è considerata un fattore indispensabile per lo sviluppo della vita nei pianeti. Non a caso noi inviamo sonde nello spazio per cercare la presenza di acqua, che certifica quindi che lì abbiamo avuto una qualche forma di vita. L'acqua però è anche una minaccia, sia quando ne abbiamo troppa che quando ne abbiamo troppo poca. Alluvioni e siccità. Da italiano, da toscano e poi umbro di adozione, non potevo che pensare a due città simbolo, Firenze e Assisi, e a due uomini a cui tutto il mondo guarda, Francesco di Assisi e Leonardo da Vinci, al dialogo tra uomo e natura di Francesco, a cui venne detto: va, ripara la mia casa, come vedi è tutta in rovina. E al Rinascimento, come rinascita di Firenze dopo la disastrosa alluvione dell'Arno nel 1966 e al Rinascimento fiorentino dopo un buio medioevo. E nel predisporre il progetto di candidatura dell'Italia al Forum Mondiale dell'Acqua nel 2024, ci siamo ispirati a questi momenti storici, a questo messaggio, alla necessità di un cambiamento globale in cui l'acqua sia il connettore unico che unisce la Carta di Sendai sulla mitigazione dei disastri, l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e l'Accordo sul clima di Parigi. Siamo in viaggio verso il Green Deal europeo, siamo in viaggio per accogliere in Italia il Forum Mondiale dell'Acqua come luogo di tutti senza esclusioni, un forum di rinascimento, di political dal basso dei cittadini
delle donne e delle comunità. Water e Rinascimento, abbiamo detto. L'Italia, fortemente colpita dalla pandemia, è pronta a questa sfida, pericolosa ma allo stesso tempo rivoluzionaria. Un forum dal basso, equo, sostenibile, inclusivo, italiano. Il mio è un appello a sostenere questa candidatura in tutte le forme possibili affinché il primo forum sull'acqua post pandemia si svolga in Italia, a Firenze e ad Assisi. Vi aspettiamo. Ci spostiamo ora a Caserta con l'ASL di Terra di Lavoro che ha diramato il consueto bollettino quotidiano di aggiornamento pandemico. Nei dati del 17 marzo sono 365 i nuovi positivi, cui si aggiungono 191 guariti e 7 deceduti. I test elaborati sono stati 2.770 per un tasso di incidenza del 13,17%. Nel saldo complessivo si registra un aumento di 167 positivi. Sul territorio Caserta continua ad essere in cima per numero di casi attivi con 575 persone contagiate, c'è poi Maddaloni con 507 e Marcianise con 360. Ora un fatto di cronaca nel casertano perché nella serata di ieri a Macerata Campania il personale della stazione dei Carabinieri insieme al personale della questura di Caserta hanno arrestato un giovane di San Marco Evangelista, il 22enne. A seguito di serrate indagini condotte, è stato identificato come autore di una rapina aggravata commessa lo scorso 16 marzo presso un distributore di carburante di Macerata Campania, dove armato di pistola si era fatto consegnare da un dipendente 335 euro in contanti per poi darsi alla fuga. Nel pomeriggio seguente i militari sono intervenuti nuovamente presso il distributore dove poco prima il giovane si era nuovamente presentato armato di pistola, formulando al dipendente del distributore una richiesta estorsiva di una somma di denaro non quantificata che sarebbe poi passato a prelevare in un secondo momento. Il rapinatore è stato individuato e bloccato dopo un breve inseguimento ed è stato associato alla locale casa circondariale. Una buona notizia invece in tema Covid arriva dalla piccola comunità di Liberi con il sindaco Antonio Diana che ha comunicato sui social che il comune è tornato ad essere Covid-free nell'ultimo giro di tamponi. Tutti hanno dato esito negativo insieme ai guariti, dunque al momento non ci sono più persone positive al coronavirus. Il primo cittadino ci ha tenuto comunque a precisare che questa situazione non deve far abbassare la guardia. È importante continuare ad avere degli atteggiamenti responsabili per la salvaguardia della propria salute e di quella degli altri. Dunque il sindaco Diana ha detto: continuate a rispettare le normative anticontagio, uso della mascherina, distanziamento e frequente lavaggio delle mani. Piccola chiosa anche sul vaccino, ha detto il primo cittadino, è l'unico mezzo che abbiamo a nostra disposizione per sconfiggere il virus. Io, quando sarà il mio momento, mi vaccinerò. Chiudiamo con il calcio, pareggio importante con un pizzico di rimpianto per la casertana che gioca una grande partita al San Nicola di Bari, ottiene un punto e, come si diceva, un pizzico di rammarico, proprio perché la squadra rosso-blu ha avuto in più di un'occasione la possibilità di portare a casa l'intera posta in palio. Sentiamo al fischio finale le parole di Mister Guidi e di Luigi Carillo. Sì, noi siamo questi, abbiamo dato una grande risposta, nonostante le assenze comunque importanti, perché è inutile nasconderci, abbiamo fuori giocatori importanti per il nostro gioco, per quello che proviamo, prepariamo, ma i ragazzi sono fatti trovare pronti. Questo è un gruppo che ha dimostrato di avere gli attributi, è venuto qui a Bari a fare la partita come l'avevamo preparata. Sapevamo che avrebbero potuto innervosirsi, stando compatti, stando stretti e giocando da grande squadra. Quindi siamo riusciti a prenderci un punto. In realtà, io personalmente rientro a Caserta, così come tutti i miei compagni, anche rammaricati, e questo è segno di grandissima del grande processo di crescita che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, perché abbiamo avuto palle gol nitide con le quali potevamo andare in vantaggio alla fine. Purtroppo non le abbiamo sfruttate, ma
ci teniamo questo punto, che fare un punto contro questa squadra vale sicuramente di più. Sono rimasto contentissimo perché nei loro occhi c'era il rimpianto di non aver vinto a Bari e questo la dice lunga su quella che è stata la prestazione dei ragazzi. Eravamo in grandissima difficoltà, ma questa è stata l'ennesima risposta, semmai ce ne fosse bisogno, di un gruppo eccezionale di ragazzi seri che sanno nelle difficoltà tirare sempre fuori qualcosa in più. E oggi ne è stata la dimostrazione. Oggi c'è solamente da fare dei grandissimi complimenti. Eravamo davanti a una squadra costruita per vincere, con ambizioni di Serie B, una squadra giovanissima, con 6 under in campo, e per loro oggi hanno avuto l'opportunità, davanti a dei giocatori di alto livello, di dimostrare che ci possono stare, e questa è la dimostrazione del lavoro certosino che fanno quotidianamente. Quindi veramente un grande gruppo, dei grandi singoli, e sono orgoglioso di ognuno di loro. Sì, ma c'è totale sintonia tra staff tecnico e giocatori. Loro mi seguono, io credo in loro, e oggi è stata la risposta di quello che hai giustamente detto te. Hanno preso la palla al balzo, hanno cercato di provare a fare un'ottima prestazione come è stata fatta, e abbiamo costruito tantissime situazioni per andare a vincere addirittura la partita su un campo prestigiosissimo. Detto questo, insomma, io oggi li dovrei menzionare tutti, ma c'erano anche dei calciatori che avevano avuto poco minutaggio. Al rientro Ciriello, che è un 2002, davanti ai capocannonieri del campionato, con Mantenucci e Cianci, ha fatto una grandissima figura. Vella si è confermato, specialmente nel secondo tempo. Rillo, che ha giocato pochissime partite, oggi davanti a Marras ha fatto un'ottima partita. Varesanovic ha avuto l'opportunità di rigiocare da titolare dopo un po' di tempo, ha risposto presente. Matese si è confermato pur essendo un 2001. Longo è entrato benissimo, oltre che chiaramente tutti quelli che ormai sono protagonisti assoluti, che faccio fatica anche a menzionare perché ormai avevano acceso già i riflettori su di loro, i vari Cuppone, Turchetta, Rosso, Pacilli e Santoro. Ormai si stanno confermando prestazione dopo prestazione. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.